bien, voir les comédiens, voir les musiciens. È una tragedia fondamentalmente, una grande tragedia, però non si sa, ma la gente ride tantissimo dall'inizio alla fine. Io ho dato tutto ai miei figli, a Federica e a quell'altro. Cosoli, come l'abbiamo chiamato? Gabriele. È la classica famiglia in cui ci sono i due genitori che finalmente arrivano a un certo punto in cui appunto i figli sono grandi e quindi vanno per la loro strada e loro finalmente si ritrovano nel loro mondo, nel loro equilibrio. Ho paura che se Gabriele divorzia ci ripiomba in casa pure lui e tutto ricomincia un'altra volta da capo. Ma questi due, in un modo o nell'altro, ripiombano in casa per svariati motivi. Io sono finita da uno psichiatra perché ho tentato di buttarmi da un ponte a Londra, ecco cosa è successo. E quindi i primi ad essere messi al centro di tutto sono i genitori che si ritrovano di nuovo una situazione con questi figli grandi. Io ho divorziato, Cristo. Mi sono sposato un anno e mezzo fa e ho divorziato. Interessa a qualcuno l'argomento? E questo è, diciamo, in spiccioli il tema dello spettacolo. Ma chi sono questi? Ma li conosci tu? Ma non è che ce li hanno scambiati nella culla? Tutti e due. È esilarante, nel senso che fa ammazzare dalle risate, ci sono delle situazioni tragiche che fanno morire dal ridere, anche perché molti si ritrovano come genitori, ma anche molti figli. Stai bene, amore? Sto bene, amore. Sei serena, amore? Sono serena, amore. Bene, la calma è la virtù dei forti. Commedia scritta benissimo da Roberta Scherl, che è strepitosa. Ma una semplice torta alle mele, no? No! Muschi di testa! Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les comédiens.